siamo con Francesco Nicodemo alla Leopolda. Questa è la Leopolda anche che in qualche modo prepara le amministrative del 2016. Secondo lei in che modo il PD arriva a questo appuntamento elettorale complessivamente? La Leopolda prepara le amministrative nel senso che da 6 anni a questa parte la Leopolda è il luogo in cui si manifesta una classe dirigente possibile per il paese e quindi anche per le diverse città. Su Napoli, secondo me, il lavoro si sta facendo, il PD è al lavoro per la ricerca delle candidature. C'è un nome in campo, esatto. Il nome di Antonio Bassolino, candidatura che io reputo legittima. Sta a noi, al PD, immaginare un'altra candidatura per fare una competizione sana, pulita, che serva a allargare anche la base elettorale. Quindi pensa che è tramontata l'idea di questo candidato unitario che qualcuno ha suggerito nelle ultime settimane? Guarda, io ti rispondo come catalano, cioè ci sta lo statuto. Lo statuto stabilisce delle regole. O si fanno le primarie perché non c'è una stragrande visione e maggioranza su un candidato, o se c'è questa stragrande maggioranza si fa il candidato unitario. Come dire, io sono abituato a discutere le cose che ci stanno. Al momento questa cosa non ci sta. C'è una candidatura in campo che io rispetto, che è quella di Antonio Bassolino. Penso che noi dobbiamo costruire una competizione che serva a allargare il quadro e quindi bisogna sfidare Antonio Bassolino e quindi io sto ai fatti. Non pensa che una candidatura di una persona che è stato ministro, presidente della regione, sindaco, che ha anche 70 anni, anche se ha dato anagrafico e secondario, non pensa che a un certo punto le carriere politiche siano destinate a concludersi? O è una valutazione che avrebbe dovuto fare solo il soggetto in campo e non il partito? Ma nelle democrazie, come l'Italia, l'inizio e le fine delle candidature lo stabiliscono gli italiani quando vanno a votare. Antonio Bassolino non ha nessun impedimento alla candidatura, né alle primarie né eventualmente alle elezioni. Non c'è una valutazione di opportunità di questa candidatura? L'opportunità è anche una questione personale, no, ognuno risponde di se stesso, poi dobbiamo incominciare a correre, perché tu adesso hai un quadro in cui fondamentalmente c'è un sindaco che esce con un bassissimo gradimento, no? Io leggo sempre editoriali, pezzi sul PD, non riesco mai a capire perché nessuno dica scusa, ma se forse al 25% come i sondaggi significa che solo un napoletano su 4 apprezza il tuo operato, quindi c'è un sindaco che nei fatti è debole, molto debole. Movimento 5 Stelle è impercettibile, non si capisce bene cosa vuole fare. Centrodestra è molto debole, cioè è una partita apertissima per il partito, per il PD, per il centrosinistra. Dobbiamo riuscire a mettere a terra quelle 5 cose che servono alla città. Che noi abbiamo sbagliato, sai perché è vero, perché 5 anni fa gli elettori ci hanno bocciato. Adesso noi dobbiamo tornare con la forza delle idee e dei programmi a ridare un'idea della città. In questo percorso accidentato, diciamo, verso la costruzione di un'alternativa De Magistris, rintraccia delle responsabilità anche del gruppo dirigente, del PD regionale o provinciale? Ah, non c'è proprio dubbio, non c'è dubbio. C'è una debolezza del PD che è stata forte in questi anni, anche nel rapporto con De Magistris. Troppo accondiscendenti in generale o... Ma sai, il tema non è dire essere contro De Magistris, ma è dire che cosa faresti se tu fossi al posto di De Magistris, che è un po' quello che secondo me alcuni di noi stanno provando a fare da un po' di mesi, mettendo sul piatto una serie di questioni, da Bagnoli al tema dei rifiuti, anche con coraggio, cioè non è che ci sono argomenti che noi non possiamo più toccare perché siamo il PD. Nessuno salva Napoli da solo, nessuno, lo ha dimostrato lo stesso De Magistris. No, lui non è stato in grado di costruire un gruppo dirigente, una classe dirigente attorno a sé. La maggior parte dei suoi fallimenti sono dovuti alla chiusura, all'arroccamento a Palazzo San Giacomo, senza dialogare più con nessuno. Quindi io parto da questo presupposto, nessuno da solo può salvare Napoli. Qualcuno ha parlato anche di una sua candidatura, lei ha smentito più volte, conferma, insomma. Non mi candido. Vabbè. Grazie.